Buonasera, ben ritrovati, bentornati a È Comune, la trasmissione che vi mette in contatto con gli amministratori del territorio teramano. Stasera il nostro ospite è il sindaco di Castelli, Rinaldo Seca, che salutiamo e ringraziamo. Grazie sindaco per essere qui con noi questa sera, grazie. Grazie a te Dorotea, aspettavo la tua chiamata con ansia, mi devo rivedere in questo tuo programma. Noi poi le chiamate a un certo punto le facciamo anche a sorpresa. No vabbè, vabbè, però mi fa molto piacere grazie, essere davvero qui in questo tuo programma. Grazie sindaco. Allora, lei lo sa perché ci ha detto che ci guarda, che questo è un filo diretto tra lei, i cittadini e il territorio che lei amministra. E lei, non so se ha notato, io mi sono vestita di maglione a collo alto perché stamattina sono stata a Castelli, c'era un po' di nevischio, faceva freddo, ma giustamente, come giusto che sia, siamo oramai a dicembre e io sono andata a prendermi il fresco in montagna, perché intanto diciamo subito che Castelli Paese, proprio, ma proprio tutto il circondario, veramente è un territorio straordinario. Ribadisco sempre, non lo dico perché sono montanara, ma lo dico perché sono abruzzese, bella la costa, bella la collina, ma le nostre montagne ci hanno un fascino assoluto. E anche i Castelli, che è una perla davvero, anche per l'arte della ceramica, è veramente un paese bello, accogliente. Peccato la storia del terremoto, perché ci sono delle zone veramente distrutte dal terremoto, ma anche di questo parleremo nel corso di questa puntata. Guardi sindaco, io ho tra l'altro anche scattato una foto quasi al buio perché il sole mi accecava, l'ho anche pubblicata sui social perché mi sono ritrovata di fronte allo spettacolo della natura. Ho respirato. L'ho visto, ti ho anche messo un like. Grazie. L'ho proprio respirato, ha riconosciuto ovviamente il punto da assolutamente dove. Assolutamente sì. Allora, il sindaco Rinaldo Seca è qui anche per rispondere alle vostre domande. Come ho detto, stamattina siamo stati a Castelli a raccogliere il parere dei cittadini. Qualcuno ci ha detto insomma che a Castelli non si vive molto bene, ma non per i motivi che dicevamo poc'anzi, ovvero la bellezza, la salubrità dell'aria, eccetera, eccetera, ma semplicemente perché, come molte località dell'entroterra, c'è lo spopolamento, non c'è il lavoro, i servizi essenziali vengono a mancare. Nel caso specifico è recente la chiusura della filiale della Banca Tercas e non solo. Insomma, poi affronteremo tutte le tematiche ascoltando i cittadini di Castelli. Io direi, sindaco, facciamo subito così, perché in questo periodo purtroppo la prima domanda che sto rivolgendo ai sindaci che sono nostri ospiti, visto l'aumento dei casi di Covid, è legata proprio al Covid. Qual è la situazione sul territorio del Comune di Castelli? Allora, proprio in questo momento, prima di venire qui, ho ricevuto un messaggino da una mia consigliera che va praticamente ogni ora a controllare la piattaforma della ASL. Abbiamo 11 casi, 11 che non positivi sono pochi sul territorio. Realtà. Che non sono pochi. Ospedalizzati? Fortunatamente nessuno. Dobbiamo dire che comunque il virus ancora circola, quindi bisogna sempre raccomandare l'attenzione, l'uso della mascherina e tutte quelle che sono le abitudini da tenere. Comunque bisogna riscontrare che questa vaccinazione così da un punto di vista della malattia sta aiutando, perché comunque noi abbiamo la fortuna, essendo un piccolo comune, di conoscere i casi nel dettaglio. C'è nello specifico una ragazza che è risultata positiva, e notizia che mi è arrivata nel pomeriggio, persone che lavorano con lei sono tutte negative, quindi comunque vuol dire che, essendo vaccinate, hanno avuto questo schermo. Hanno avuto lo schermo, assolutamente sì, sia per quanto riguarda il contagio sia per quanto riguarda la malattia dopo il contagio. Certo. Insomma, chi è vaccinato ha meno rischio di ammalarsi gravemente. Sindaco, cominciamo subito, andiamo ad ascoltare cosa ci hanno detto i castellani. Castellani, sì. I castellani, andiamo. Come si vive a Castelli? Si vive molto male, perché siamo isolati, non abbiamo più una banca, non abbiamo più un generatore alimentare, neanche una pompa di benzina, quindi si vive malissimo. Dobbiamo essere premiati solo che viviamo in questo paese. E lei cosa vorrebbe chiedere dunque al sindaco? Io vorrei chiedere un po' di darsi da fare leggermente un po' di più, con un po' di più di buona volontà, impegnarsi un po' di più generalmente sul turismo, sul campo sportivo. Ci sono diverse cose da fare, ci sono anzi tante cose da fare. La più urgente secondo lei? Il turismo, l'accoglienza del turismo. Allora, certo, il turismo chiedono, perché comunque Castelli era ed è ancora una località a vocazione
turistica, non fosse altro per, insomma, l'arte della ceramica conosciuta in tutto il mondo. Diceva si vive male, però come le dicevo prima, male non per colpa di chissà chi. Certo, le amministrazioni, magari da un'amministrazione ci si aspetta anche dei miracoli, però si vive male per lo spopolamento, perché comunque ci sono pochi... Da un punto di vista dell'accoglienza, la storia della banca con davanti, è triste vedere l'edificio sì. della banca con di fronte proprio la pompa di benzina chiusa. Quella è proprio una, un'immagine... Sì, emblematica. Emblematica, sì, di quello che sta succedendo. Dorotea, ti ringrazio per avermi invitato. Penso che sia un format davvero azzeccato, però io questo filo diretto ce l'ho praticamente tutti i giorni con i miei cittadini. Infatti le dico subito che quelle sono le persone che le ascolterà, sono le persone che ovviamente si sono anche messe, ci hanno messo la faccia. Alcune persone ci hanno detto, ma noi tanto che gli dobbiamo dire al sindaco, lo incontriamo tutti i giorni, glielo diciamo direttamente, nel bene e nel male, certo, dunque certo. È evidente insomma che il contatto c'è diretto. Il con... bello di fare, di essere sindaco di un piccolo comune è proprio che c'è questo sì. interconnessione completa, sì. Si prende il caffè, si sta in tutte le fasi della giornata, c'è possibilità di incontrarsi. Cioè, la gente può andare anche a casa del sindaco a bussare, sì, a parlarci. Sì, quindi ho fatto insomma. Questa premessa perché quello che diceva Antonio, perché il signore si chiama Antonio, lo so, lo capisco e soprattutto è un sentimento anche mio, perché comunque vivo lì e conosco le problematiche. So anche che non è tanto una, come dire, non è una critica nei confronti dell'amministrazione, perché comunque l'anno scorso ci hanno voluto riconfermare, quindi anche a testimonianza che comunque abbiamo fatto qualcosa di buono, però è prendere coscienza di quello che è una situazione complessiva, perché parliamo di un territorio dove c'è, ecco, come in questi tutto, sono i locali dove c'era la banca. Dove c'era la banca. In un territorio che si spopola, come tutto l'Appennino si spopola, ci sono stati due terremoti, quindi quello del 2009 e 2016, e viviamo una situazione dove purtroppo quotidianamente perdiamo servizi, perché ecco, per quanto riguarda il servizio creditizio, l'unica banca del territorio ha chiuso battenti, senza tra l'altro lasciare neanche un ATM, nonostante avessi fatto specifica richiesta almeno di avere un bancomat, perché un comune turistico, come dicevi prima, senza bancomat è davvero insomma meno mato. Anche perché magari d'inverno i turisti non ci sono, ma insomma i dati di quest'estate sono stati dati confortanti, tutto sommato. I dati di quest'estate sono stati... Perché comunque Castelli d'estate si riempie di gente, c'è tanta gente che viene a I dati Castelli, di quest'estate... facendo proprio il tour Castelli, Isola, San Gabriele, sì, 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 insomma... Sì. I dati di quest'estate sono stati positivi e incoraggianti, ma ti dico di più, che nei fine settimana comunque c'è gente, anche adesso in questo periodo, le persone vanno in giro, cioè, comunque c'è questa voglia di riscoprire i borghi, di riscoprire l'entroterra, sì. Le persone vanno in giro e arrivare in un territorio, cioè io stesso da primo cittadino rappresentante effettivamente mi vergogno ad accogliere le persone in questo stato, perché se uno arriva... Ma che cosa le hanno detto? Perché non le hanno rifiutato anche questa richiesta di mantenere un bancomat? Allora, la chiusura della filiale di Castelli c'era stata già comunicata a ottobre del 2020. Quindi ci siamo attivati per chiedere una proroga che abbiamo ottenuto per un anno, e quest'anno purtroppo la spada di Damocle è venuta giù. Ci è stato detto che in un'ottica di insomma, razionalizzazione complessiva di tutta quella che è la struttura della banca, le chiusure non potevano essere evitate. Io, ma non solo io, anche gli altri sindaci interessati abbiamo fatto presente questo, che comunque oggi la Banca Popolare di Bari è una banca controllata dallo Stato. Cioè dalla... Non era la Tercas, era la Banca Popolare di Bari quella che aveva... Però siccome oggi c'è una notizia proprio di poco fa della chiusura invece di un'altra banca che sta chiudendo alcune filiali, e di qualche minuto fa ho avuto un attimo di... Comunque, no, purtroppo non sono mai comunque notizie positive che arrivano. È una banca controllata dal MISE, dal Medio Credito Centrale, sì. Che è una società del MISE. Stato dovrebbe avere... questa sensibilità. Ma per mantenere il bancomat, quanto poteva costare a questa banca?
C'era bisogno di un impiegato. Non sono esperto in materia, ma penso poco. Poco. Penso insomma, davvero diciamo poco. Era un segnale che si poteva, considerando che tra l'altro noi non abbiamo neanche il postamat, cioè il bancomat delle poste, nonostante ormai da praticamente da quando sono sindaco che faccio questa richiesta e non riesco ad ottenere. Però almeno un postamat. L'ufficio postale c'è, stamattina c'era anche gente, per cui significa che comunque noi l'ufficio abbiamo... postale c'è e lavora tanto, insomma, sì. Cerca di farsi carico di tutto quello che è la necessità, ma ovviamente non potendo sopperire a tutta quella che è l'esigenza. Allora andiamo intanto a leggere un primo messaggio per il sindaco di Castello e poi torniamo ad ascoltare le persone che abbiamo incontrato questa mattina. È veramente triste vedere tante botteghe di ceramisti chiuse. Certo, è vero anche che ogni casa ha praticamente sotto giustamente una bottega e dunque adesso tante, soprattutto quelle che sono lungo le vie del centro storico dove ci sono le case inagibili, alcune sono di categoria E addirittura, sì. Insomma, sono state messe in sicurezza. E lì purtroppo c'è poco da fare se non si parte con la ricostruzione. Allora, c'è da dire che ad oggi, nonostante questo scenario che stiamo rappresentando e con tutte difficoltà, sono ancora oltre 30 le partite IVA attive nel campo della ceramica. Faccio questa precisazione perché noi facciamo parte dell'Associazione Italiana Città delle Ceramiche. Io ho ricevuto qualche anno fa quello che oggi è diventato il sindaco di Faenza, Massimo Isola, che venendo a Castelli mi ha detto proprio questo: guarda Rinaldo, io pensavo di trovare una realtà completamente azzerata, invece voi ancora oggi nonostante siete tutto, il centro sì. ceramico, anche in proporzione rispetto a Faenza, che è una città di 50.000 abitanti sì. come Teramo, anche in proporzione rispetto a Faenza siete una realtà che ancora ha tante realtà ceramiche. Ovviamente tante sono chiuse, alcune hanno chiuso perché hanno interrotto l'attività, altre perché hanno dei locali inagibili, però L'attività artigianale prosegue anche l'attività artigiana dove non c'è la prosegue bottega, e la come dire anche creando nuovi canali perché per esempio c'è il progetto che è stato presentato poco tempo fa diciamo ispirato dall'architetto Cingoli che si chiama Castelli Innova, che per l'appunto vuole far incontrare la tradizione di Castelli con i decori tradizionali con il design contemporaneo. Siamo venuti alla conferenza stampa e devo dire che sono rimasta molto colpita sì, da quei no, lavori. Dobbiamo sottolinearlo perché sennò come sì. dire rappresentiamo un quadro sì. catastrofico o troppo antico. No, è grave, Castelli sicuramente è grave, però comunque mi piace a me sottolineare che c'è ancora una bella effervescenza, ci sono ancora dei giovani che comunque tentano, oltre a preservare la tradizione, ma a sperimentare. Sono dei ragazzi che fanno si cimentano nel contemporaneo e hanno dei risultati anche importanti. E la scuola come va? La vostra scuola di specializzazione? La scuola ha diciamo problemi in termini di iscrizioni, ma dal mio punto di vista non sono problemi, nel senso che è una scuola talmente particolare, talmente rara, che è normale che possa avere questo tipo di, anche per la collocazione, questo tipo di iscritti. Cioè la nostra scuola anche negli anni più fiorenti ha avuto qualcosa come 200-250 iscritti. Adesso siamo a? 80. Ben lontani dai 400 che sono per esempio i numeri che vengono definiti dal Ministero per l'autonomia. Quindi ha dei numeri particolari, però una scuola che produce delle eccellenze, cioè i nostri ragazzi vengono in tutti dove si cimentano con i loro colleghi d'Italia, vengono sempre premiati, premi per il design, cioè una scuola comunque al passo con i tempi e con i gusti del design contemporaneo. Andiamo ad ascoltare un altro cittadino di Castelli. Cosa vorrebbe chiedere al sindaco? Di rifare la ricostruzione il più possibile. Grazie. E come si vive a Castelli? Molto male. Cosa manca soprattutto? Tutto manca, tutto. C'è lo spopolamento anche? Il fatto del terremoto ha distrutto il paese. A me dispiace sentir dire molto male perché è talmente bella la zona della montagna che mi piange il cuore. Commenti però, laconici, diciamo. Sì, molto... sì è vero anche che quando si va la mattina ad una certa ora, magari chi sta lavorando, magari la persona più anziana, con il freddo, le difficoltà di spostare. Noi, voi giovani vi spostate e diventa tutto più facile, ma chi è lì tutto l'anno, magari avere il piccolo servizietto sotto casa faceva la differenza. Indispensabile. Sì. Comunque la ricostruzione, il tema della ricostruzione è però un tema serio, insomma, importante. Il tema della ricostruzione è un tema serissimo.
è appunto perché è serio e complicato. Allora, va analizzato nel dettaglio e con molta precisione di informazione, perché tante volte, come dire, si tende un po' a semplificare con il piove governo ladro, cioè non funzionano le cose, è colpa dell'amministrazione. Le cose sono un po' più complesse perché poi ascolteremo Castelli, uno invece che ha fatto un'analisi un po' più approfondita proprio in questo senso. Castelli, della serie, non è tutta colpa di un'amministrazione comunale, perché ci sono dei livelli più sì, alti, che se non si muovono quelli un comune può fare poco, Allora, Castelli è interessata alla ricostruzione del 2009 e il 2016, sono due normative diverse, sono due uffici diversi, sono due questioni proprio diverse che si è cercato di armonizzare, però comunque rimangono ancora delle complessità. Noi come amministrazione comunale abbiamo approvato il piano di ricostruzione a febbraio del 2017. Io ricordo perfettamente che appena uscito dalla neve, dalla nevicata, il primo atto che feci fu approvare, firmare il piano di ricostruzione. Oggi ci sono dei ritardi, effettivamente ci sono, però va detto, adesso, come dire, io non sono abituato a dare la colpa a nessuno, però semplicemente fotografare la situazione, che i progetti presentati sono pochi. E lì la responsabilità è dei presidenti, dei consorzi e dei tecnici. Dunque ci sono pochi progetti, per cui alcune situazioni non ripartono perché non c'è progetto. Rispetto ai 17 progetti attesi, sono presentati solo 5. E sono tra cratere 2009 e cratere 2016. Io adesso parlo solo del cratere del 2009. Ah, ok. Perché cosa è successo? Per farla, non voglio entrare troppo nel tecnico per non appesantire anche la cosa. Come si è cercato di armonizzare i due eventi? Con un'ordinanza che fu fatta nel 2018 dal loro commissario De Micheli, la numero 31 se non ricordo male, dove si parlava di prevalenza del danno, cioè su un edificio se c'è prevalenza del 2009 va con la normativa del 2009. Allora, soprattutto il centro storico di Castelli era già tutto lesionato dal 2009. Lesionato, e dove c'è una classificazione più di E non puoi avere, quindi comunque anche se c'è stato un nuovo danno, però siamo rimasti con quella normativa. E noi abbiamo assegnati 40 milioni di euro solo per la ricostruzione privata del 2009. Tanto, io vorrei far vedere se la regia, visto che abbiamo aperto questo discorso sulla ricostruzione, anche su questa, perché alcuni cittadini me lo facevano notare, cioè proprio mi hanno spiegato questo fatto che ci sono addirittura case che in parte devono essere ricostruite con le normative del 2009 e in parte con le normative del 2006. C'è una via in particolare, noi abbiamo delle immagini perché poi l'abbiamo percorsa anche noi, dove ci sono, eccolo qui, Gentile, vero? Via Carmine Gentile. E questa è una via bellissima, dove ancora ci sono i segni di una bella manifestazione che avete fatto quest'estate artistica, e tra breve lo vedremo. Ci sono delle abitazioni che sono state messe in sicurezza, altre no, ma ci dicono che qui di fatto non ci abita più nessuno, perché sono tutte case lesionate, alcune molte di categoria E. Sì, questa è la via centrale, principale, che si sviluppa da Piazza Roma. E sì, in questo momento in quella via non ci abita nessuno. In fondo c'è una bottega, una storica bottega, che è ancora in attività, però la via è praticamente deserta. Sì. Buona parte dei residenti dovettero abbandonare le case dopo il terremoto del 2009. Quei pochi che erano rimasti poi sono dovuti uscire dopo quello del 2016. Ed è un peccato, perché è veramente una via bella, ci sono anche degli edifici che secondo me sono veramente degli edifici molto antichi, quelli in pietra che sono sulla destra, sì, scendendo, veramente è veramente un centro storico bello, veramente ferito nel cuore dai terremoti. A proposito sempre di terremoto, e poi torniamo a leggere qualche messaggio, c'è invece la buona notizia che riguarda il comune. Sì. La sede del comune, che invece è stata ristrutturata e che tra breve verrà riaperta, o già siete tornati? Non ancora. Allora, tornando al discorso che facevo prima sulla ricostruzione, è un esempio immediato il fatto che il comune si sia recuperato, edifici privati ancora no. Castelli, e questo insomma si può verificare, è uno dei pochi comuni dove la ricostruzione privata viaggia più velocemente di quella pubblica. Cioè il contrario, scusa, quella pubblica viaggia più velocemente di quella privata. Sì, perché noi adesso andremo, abbiamo ultimato i lavori del municipio, sì, e stiamo organizzando il rientro, e a breve torneremo al centro. Eccolo della città. Eccolo qui il municipio abbiamo ristrutturato. Abbiamo recuperato il municipio e sono molto orgoglioso di
sottolineare una cosa, che partirà intorno al municipio un progetto artistico straordinario, perché il soffitto... Queste immagini tra l'altro girate qualche tempo fa in anteprima proprio dalle nostre telecamere, eccolo qui all'interno del municipio. Sì, sì, so anche che in chiave si è introdotto con il mio vice sindaco. In chiave moderna il tetto rifatto. Proprio insomma, lì il soffitto e il cornicione saranno rivestiti con delle lastre di ceramica che saranno poi decorate da... Tutta questa parte qui. Esattamente, quella esterna, ma anche proprio il soffitto dell'ultimo piano, saranno decorate dai nostri artigiani. Adesso non voglio dare delle anticipazioni, però vi posso dire che innanzitutto il nostro progetto è stato riconosciuto dal MIBACT, che ci ha dato un finanziamento di 168.000 euro, e andremo ad interessare davvero artisti di livello internazionale intorno a questo, in quest'opera, che sarà davvero un momento di rilancio importante secondo me per la nostra comunità. Anche bel panorama anche dalla parte superiore. Sì, da quel terrazzo che è l'ultimo piano, proprio c'è una visuale meravigliosa del Monte Camice, di tutto il Gran Sasso, però il Camice proprio... Monte Camice che ho fotografato stamattina. Esattamente. Che è una parte, diciamo, quasi conclusiva del Gran Sasso, che parte del Gran Sasso, la parte... Sì, la parte nord. Sì, la parte nord del Gran Sasso. Sindaco, andiamo a leggere un altro messaggio. Eccolo che arriva. Buonasera sindaco, purtroppo Castelli sta perdendo tutti i servizi essenziali, alla fine chi rimarrà in paese? Sì, la... Il sindaco intanto, che vive nelle frazioni, e poi magari parleremo anche delle frazioni. La domanda va nel solco del discorso che abbiamo fatto fino adesso, è giustissimo. Io sono il primo cittadino e sono cittadino a mia volta, quindi... percepisco tutte queste difficoltà, cioè io proprio ieri stavo lì, dovevo fare un prelievo e non l'ho potuto fare. Quindi la banca più vicina a Isola, almeno c'è, a Isola del Gran Sasso. Cioè non è che dovete venire a Teramo per fare No, addirittura, però le difficoltà ci sono ed è comprensibilissimo la domanda. Ora, che cosa fa il sindaco? Il sindaco non fa altro che lamentarsi, che sgolarsi sul fatto che questi territori, Castelli nello specifico, un po' tutti, o realmente decidiamo di invertire la rotta, e invertire la rotta significa finirla con i tagli dei servizi, anzi investire su questi territori, perché sono certo che se investiamo su questi territori la gente torna. Ci saranno ancora persone intenzionate a investire della propria vita su questi territori. Se invece noi continuiamo, e la guardia medica, e le banche, e le corse della tua, a tagliare qualsiasi cosa, e per forza di cose anche il più affezionato al territorio dovrà, con la morte nel cuore, abbandonare. Andare via, sì, qualcuno getta proprio la spugna pur resistendo fino alla fine. No, io poi, come dicevamo voglio prima, fare il sindaco, non voglio fare il commissario liquidatore di questo comune. Cioè, nel senso, io voglio amministrarlo, però per amministrarlo mi devono mettere le condizioni. Ora, adesso si parla tanto di PNRR, di recovery fund. Non voglio essere, insomma, però il buongiorno, se il buongiorno si vede dal mattino, non siamo partiti benissimo. A me viene da sorridere, ma non perché io non creda in queste misure, anzi, insomma, almeno noi che facciamo questo mestiere qualcosina in più ci riusciamo a capirci, ma voglio dire, io andrei a Castelli, anzi magari un giorno la faccio una prova, a tutte le persone che incontro dico Castelli per fare un esempio, ma ovunque dico mi scusi, cos'è il PNRR? Forse è una cosa che vorrei andare a fare tra i cittadini, perché la gente non lo sa, non lo capisce, non lo può capire, non è giusto che sia... Cioè, sì, e beh, cioè sì, praticamente a me che cosa mi state portando? Alcune volte in effetti la macchina amministrativa... La scorsa settimana ci siamo visti in provincia per parlare dei primi fondi stanziati per la viabilità comunale del PNRR. La gente deve vedere i fatti, non vuole sentire le sigle. Sono 9 milioni di euro. Non dico di Castelli, dico in generale. Sì, sì, 9 milioni di euro per 6 anni sulla viabilità di 30 comuni. Sì. Non... È un inezio, è nulla. È davvero un nulla. Allora, sindaco, noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità, perché poi abbiamo ancora tante interviste da sentire, non voglio bruciarle adesso e poi nella seconda parte le ascolteremo tutte. Pubblicità. E
sempre in nostra compagnia, lo ringraziamo ancora, il sindaco di Castelli, Rinaldo Seca. Abbiamo parlato di ricostruzione, ha tentato di spiegarci, ovviamente sono cose tecniche perché insomma c'è un po' di ritardo sulla ricostruzione, perché Castelli rientra sia nel cratere 2009 che nel cratere 2016, per cui sono normative completamente diverse. E insomma qualche difficoltà da un punto di vista burocratico, e di conseguenza nel tutto questo ritarda anche l'avvio della ricostruzione privata, perché quella pubblica, abbiamo visto il municipio che è bellissimo, insomma va in più spedita. E torniamo ad ascoltare qualche cittadino di Castelli. Come si vive a Castelli? Ma si vive bene, solo che non c'è lavoro, non ci sono aziende, quindi questo è il problema di Castelli. Il suo accento ci dice che lei non è originario comunque di qui. Io sono venuto qua 35 anni fa e c'è un'azienda qua di refrattari che io assieme degli altri l'avevamo infilata tutto quanto, e però il proprietario, quando ha avuto i soldi che poteva essere completato il debito, queste cose qui, hanno chiuso e buonanotte, anche l'azienda è rimasta là. E là non fa niente. Però lei ci vive bene qui? Io ci vivo bene perché ho già ho la pensione, ho anche una buona pensione, perché aver fatto il tecnico dentro un'azienda o è pagato bene o insomma. Però da quello che ci sta dicendo, Castelli non è un paese per giovani, nel senso che chi ha bisogno di lavorare deve andare fuori. Esatto, qua c'è una parte che vanno, mettiamo a Teramo, vanno in qualche paese qua, però non è sufficienza, ecco qua, poi questa deve andare, ci devono fare un alberghetto, fare un ristorante, fare qualche cosa sempre, ecco. Ci sono, ma sono un po' vecchie, ecco. Allora, intanto il signore che è venuto a Castelli perché lavorava ed è rimasto poi a Castelli, mi sembra che sulla qualità della vita non c'è dubbio, perché il pensionato, giustamente, che ha i soldi, sceglie Castelli e fa bene, a mio avviso, perché si vive bene. Beh sì, come il problema è il lavoro. Come hai notato subito, Umberto non è proprio abruzzese. No, anzi, lui posso dire la verità, quando ho fatto la domanda il suo accento tradisce una provenienza diversa. Pensavo mi dicesse sto qui da 2-3 anni, perché proprio 35 anni non ha perso per niente il suo accento. Sì, sì, lui si è trasferito a Castelli dall'Emilia Romagna per venire a lavorare alla Spica. Poi qui ha preso moglie e è rimasto a Castelli. La questo Spica appunto, era un'azienda che ha dato lavoro veramente a tantissime persone. Sì, questo appunto persone. Per come dire, far capire come era il nostro territorio attraente, perché si attrae per motivi di lavoro, e poi insomma si potevano costruire delle famiglie sul territorio. Certo. Oggi questo purtroppo non accade più. Per esempio la Spica, prima parlavamo di PNRR, lì c'è un'area enorme, dismessa ormai da anni, e noi abbiamo proposto di riqualificare lì. Ma riqualificare lì significa per farci un'azienda diversa, oppure per riqualificare l'area per attrarre qualche investitore? Ma guarda, io sinceramente ho pensato a quell'area sempre come l'aurum di Pescara. Cioè nel senso, recuperarla, lasciarla la testimonianza di un periodo industriale importante, perché quella, parliamo del Novecento, e quindi una testimonianza della ceramica industriale che si è fatta a Castelli, quindi lasciare quella testimonianza, ma poi lì intorno potrebbe nascere di tutto, incubatori culturali, ma anche se ci fossero dei privati, perché no, ricettività, percorsi benessere, cioè quella è un'area enorme, però per fare questo ci vogliono le risorse, allora arrivano queste risorse dall'Europa, bene. A Castelli investiamo 40 milioni di euro per questo progetto. Per questo progetto. Ci sono queste risorse? Non lo so. Allora, PNRR, che stavo dicendo prima, a volte viene pronunciato in maniera anche folcloristica. Storpiato. In teoria dovrebbe, da quello che capiamo noi comuni mortali, dovrebbe portare soldi a valanghe sul territorio. Ma il problema è quello, che passa come la panacea, la di, tutti panacea mani. Di tutti i mali, passa per questo, quindi poi si crea anche un effetto negativo, perché le persone percepiscono arrivano i soldi, ma il mio sindaco che cosa sta facendo con tutta questa pioggia di soldi che arrivano? Perché che non cosa fa stanno qualcosa facendo? In più, come diceva perché dorme prima, perché lui con tutta l'amministrazione, e in realtà non c'è tutta questa manna dal cielo, non c'è,
E quindi conseguenza rischia di essere un'ulteriore chimera e spingere ancora di più le persone a dire anche questa occasione la stiamo perdendo. E invece, a proposito di responsabilità, tra virgolette, ovviamente, no? Ci dicevano a microfoni spenti alcuni artigiani della ceramica, artisti della ceramica, perché oggi ho rivisto delle opere d'arte, veramente sono bravissimi, i disegni delle ceramiche di Castelli sono alcuni veramente commoventi. Ci dicevano che il problema è anche un altro, per esempio per quanto riguarda la ceramica, non c'è verso di unirsi tra di loro, di fare dei consorsi, no? Di cercare di unire le forze, perché ci facevano presente questo tipo di situazione. C'è chi ha l'azienda che ancora ha qualche operaio, fa il prodotto industriale e va avanti per la sua strada. Chi aveva degli operai non li ha potuti più mantenere e dunque ha chiuso. Chi va avanti con la famiglia, marito, moglie, e i figli non ne vogliono sapere. Beh, dice però c'è qualcuno che giustamente, magari in famiglia c'è il marito o la moglie che fa il ceramista, però poi l'altro coniuge fa il professore, fa l'impiegato, fa il bidello, cioè ha un altro lavoro. Per cui se per 10 giorni non vende niente, la famiglia va avanti lo stesso perché c'è un altro stipendio. Invece chi ci vive con quel lavoro ha difficoltà. Ecco, questo è per dire, allora uniamoci, facciamo fronte comune e aiutiamoci della serie, almeno così chi ci vive ha il supporto e chi non ci vive comunque vende lo stesso, va avanti lo stesso, anche nei periodi in cui viene poca gente a Castelli. Sì. Non davano solo colpa al comune, dicevano anche noi sbagliamo. Allora, insomma, un nervo scoperto. L'avevo immaginato perché, da come me l'hanno spiegato. Perché io, insieme a un consigliere che adesso in questo secondo mandato non è più con me, Marcello Melchiorre, che si è occupato per 5 anni dell'artigianato, abbiamo spinto, abbiamo favorito la nascita di un'associazione di ceramisti, appunto per questo motivo, cioè dicendo la difficoltà è enorme. Unitevi, mettetevi insieme, anche nelle differenze, discussioni, però facciamo in modo che possa diventare questa energia motivo di crescita. L'associazione è nata, inizialmente erano 21-22 soci. Aderenti, soci, sì. Oggi ne sono 11, quindi dopo 2-3 anni di attività alcune persone si sono allontanate. Ma le problematiche sono quelle che mi spiegavano e che ho ripetuto poco fa. Cioè della serie, se io ho un altro stipendio non ci voglio star pensando. No, il tema è, allora, l'artigiano per sua natura è abbastanza individualista, cioè, però ci può stare. Perché l'artigiano è anche un artista, è un artista. Come quello, tutti gli artisti hanno delle personalità. Però nessuno, come dire, stare insieme non significa perdere del proprio, cioè significa mettersi insieme davanti a una necessità, a una difficoltà. Oltre che c'è un discorso proprio organizzativo, perché avere un'associazione significa parlare con una voce e se il sindaco deve fare degli incontri con la Camera di Commercio, col Presidente della Regione, col Presidente della Provincia, porta il rappresentante, cioè diventa tutta una cosa più organizzata, ma soprattutto anche per affrontare delle sfide diverse. Cioè, facciamo un esempio, arrivasse domani una commessa, non lo so, dalla Russia o dagli Emirati Arabi di... non lo so, mattonelle di San Donato. In Russia sono apprezzatissime le ceramiche di Castelli, anche in uno dei musei più importanti c'è la ceramica Castelli. Magari insieme si può riuscire anche a far fronte a quel tipo di discorso e ognuno avere la propria soddisfazione economica. Poi lei dice che se dovesse arrivare una richiesta esagerata e nelle condizioni in cui sono, così come sono strutturati, si rischierebbe di non... Ad oggi farebbero fatica. Cioè ci sono una, forse due realtà che sono più strutturate, come ti hanno detto, sì. E possono, anzi le prendono delle commesse importanti, sì. Però la maggior parte sono delle botteghe a conduzione familiare. Sì, questo ci dicevano, a conduzione familiare oppure uno dei coniugi e sti figli che non vogliono, questo è il cruccio delle famiglie, che la tradizione familiare non viene portata, non la state, perché insomma io sarei la mamma in questo caso, voi figli, voi per dire quelli della sua età, lei è anche un sindaco molto giovane, non la state raccogliendo. Questo è il dramma, perché si rischia di perdere così. Questa tradizione così gloriosa è arrivata a noi proprio passando di padre in figlio da oltre 5 secoli. Il rischio oggi è che questa trasmissione di saperi si interrompa. Un dato emblematico è che oggi i tornianti, il signor Antonio che avete intervistato è uno di quelli, sono rimasti che in tre. Qui.
Ah, il signor Antonio è... Il signor Antonio, che è giovanile, è uno dei più giovani. E quindi, cioè, si rischia a breve di non avere più dei tornianti. Perché questo avviene? Perché effettivamente non è più un tipo di attività attraente, che può dare degli sbocchi. Che peccato, perché insomma è anche un nostro marchio nel mondo, è il marchio di un territorio, di Teramo, della provincia di Teramo, dell'Abruzzo, proprio nel mondo. Come dicevamo, insomma, le ceramiche di Castelli sono presenti anche in diversi musei importanti in tutto il mondo. Andiamo adesso a leggere un messaggio. Sindaco, siamo felici di rivedere il municipio nuovo, ma tutto il resto, quando partirà finalmente la ricostruzione? L'abbiamo detto poco fa, insomma. Il municipio ha un suo valore, ovviamente, sì, riportarlo in centro è importante. Non mi stupisco, perché so, queste sono domande che mi fanno tutti i giorni ed è giusto che i cittadini facciano questo tipo di domande. Io però quello che dico è che devono essere anche loro, devono sollecitare di più. Perché come sollecitano il sindaco, ed è giusto che lo faccio, devono sollecitare i loro tecnici, i presidenti, andare, caro presidente Mario Rossi, ma ieri sera il sindaco in televisione ha detto che tu non hai presentato il progetto, è vero, no, il sindaco è un bugiardo, no, è vero, poi presenta questo carte, progetto, certo. Presenta questo progetto. Bene, andiamo invece ad ascoltare adesso un'altra intervista. Lei a Castelli non ci vive ma ci lavora, ci ha detto come se ci fossi nato, si vive bene. Originario di Castelli, mia madre è di Castelli, mio padre è di Castelli, i miei nonni sono di Castelli, ho la casa a Castelli, non ci risiedo, ci vengo a lavorare. E come si vive? La qualità della vita com'è? Beh, è cambiata tanto. Io ho vissuto Castelli da piccolissimo e ho visto piano piano il cambiamento, insomma, non sono giovanissimo, però ho... La pandemia, il sisma, la crisi economica, si è cambiato tutto. Qual è la priorità secondo lei adesso, i primi interventi, su quale aspetto della società? Oltre alla ricostruzione e tutto il resto, chiaramente dare una svolta economica, ma a livello comunale è anche difficile, perché... diciamo, in altri luoghi bisognerebbe dare un sostegno per poi far venire la gente a visitare il paese, a spendere, a comprare, perché quello è. Prima Castelli era un enorme... Insomma, ci veniva gente anche da fuori per acquistare anche la ceramica. In mese di agosto non ci si entrava, non c'erano parcheggi, le navette... è cambiato tanto, si sta facendo, quest'estate c'era un sacco di gente, è stata fatta e bisogna sostenere tutte le iniziative, qualsiasi, come vede ci sono dei disegni per terra, qualsiasi cosa si fa va bene, basta che c'è movimento, si può fare qualcosa per il paese. Allora, lui ricordava i momenti gloriosi che ci sono, perché d'estate i paesi della montagna si riempiono, figuriamoci Castelli. Ma però devo dire una cosa, sindaco, io ho visto parcheggiando, quasi non troviamo il parcheggio, il viale. Allora, intanto queste sono immagini, commentiamo subito queste immagini, visto che si parlava delle iniziative che sono state fatte quest'estate, di un'iniziativa che ha avuto un grandissimo successo. Sì. Anche da un punto di vista simbolico. Sono molto orgoglioso di questa iniziativa. Castelli Residenza d'Artista. Sì. Quest'anno, grazie alle risorse di Abruzzo dal vivo, perché è anche alla solidarietà degli altri sindaci che hanno voluto fare un grande evento su Castelli, e abbiamo fatto questa iniziativa, già stiamo lavorando per replicarla, molto importante come dicevi tu, anche sotto l'aspetto simbolico, perché è stata una settimana dove artisti si sono in qualsiasi ora della giornata sono cimentati nelle vie del centro storico, hanno avuto relazioni con i cittadini, con i ceramisti, davvero è nata una bella... Sono stati una settimana con voi proprio, dormivano lì, mangiavano lì. La settimana dal 2 all'8 di agosto sono stati a Castelli, dormivano lì, mangiavano lì e in qualsiasi ora della giornata potevi vivere queste, insomma, performance di danza, canto, pittura, c'era, insomma, riprese, videomaker, insomma, un po' di tutto.
È stata una bella iniziativa, infatti ne hanno parlato anche gli organi di informazione, perché è stata veramente un'iniziativa caratteristica, unica nel suo genere, che lei ci sta dicendo che ripeterà giustamente, perché insomma è stato... Sì, siamo già al lavoro per replicarla, per farla crescere, anche perché è bello anche il rapporto che si è creato con gli artisti. È vero. Quando ci siamo salutati c'è stato un po' di commozione, ci siamo detti... Si saranno trovati benissimo. Assolutamente. Sì. No, io invece le stavo dicendo, siamo arrivati con la macchina... Spopolamento sì, ma erano pieni i parcheggi lungo il vialetto, lei ha visto dove insomma abbiamo realizzato le interviste, perché la gente ovviamente si concentra dove sono quei pochi servizi rimasti, tipo le poste, il bar, ma però ho visto diversi bar, c'è anche un ristorante, insomma il minimo sindacale per accogliere qualche turista anche nel fine settimana d'inverno c'è. Ma io allora sono... contento, di orgoglioso di amministrare questo territorio, perché comunque nelle tante difficoltà, adesso dico una parola inflazionata, però siamo molto resilienti. E lì vicino all'ufficio postale c'è un bar che è aperto quest'estate. Infatti era nuovo, ci ho fatto caso. Il titolare di quel bar, che ha già un'attività in piazza molto conosciuta, ha deciso di aprire un'altra attività. Quindi c'è tanta voglia di lottare, di continuare ad investire su questo territorio, però noi dobbiamo dare a queste persone cioè dobbiamo fargli capire che i loro investimenti e la loro voglia di crederci è supportata dallo Stato. E come lo facciamo? Con una ricostruzione veloce, con mantenendo e aumentando i servizi in loco, perché se l'entroterra, se i piccoli centri sono importanti come la città, bisogna investirci semplicemente. Lei ha tempo adesso insomma per lavorarci su Castello, è stato rieletto neanche tanto tempo fa. Sì, noi siamo stati rieletti un anno fa, settembre dell'anno scorso, quindi sono altri 4 anni di lavoro. Le cose da fare sono tante, sono ovviamente tantissime, e speriamo che tutte queste risorse di cui abbiamo parlato presto, come si suol dire, calino a terra e iniziano un po'. C'è grande speranza su questo PNRR da parte degli amministratori? Sì, c'è grande speranza, perché questo penso io, non voglio essere adesso anch'io laconico, sennò sembra veramente un requiem che stiamo facendo stasera. No. Penso che per i nostri territori, non dico che è l'ultima spiaggia, ma sicuramente è una delle ultime opportunità. Cioè, o ci giochiamo bene questo passaggio qui, ma giocarcelo bene significa imporre un principio, cioè che il cittadino di Castelli è importante, deve avere l'accesso ai servizi al pari del cittadino di Teramo e di Roma. Se noi vogliamo fare questo, dobbiamo mettere i servizi sanitari a portata di che possono essere raggiunti, il trasporto, quelli essenziali, istruzione, trasporto, sanità. Poi tutto il resto a corredo si attiva. Cioè, se la gente non se ne va perché ha quei servizi essenziali, poi si crea anche il resto. Sì, perché insomma, dicevi tu, è bello fare la vecchiaia, passami il termine, a Castelli. È bello, sì, però una persona anziana ha necessità sanitarie maggiori rispetto a una persona giovane. Non si può lasciare. Noi siamo stati un anno e mezzo senza il medico di base. Adesso è arrivato, fortunatamente viene da Pescara, tra l'altro, il dottore. Si trova benissimo a Castelli, però si è stato un anno e mezzo senza medico, quindi stare senza medico con senza sempre il più vicino a Isola, perché Castelli poi quando ha bisogno deve andare a Isola se non c'è servizio. Sì, noi lì, per quello che non troviamo a Castelli, ruotiamo su Isola, Isola che è la località più grande, più vicina. Dove insomma sono un po' almeno i servizi di base sono presenti. Andiamo a leggere un altro messaggio. Che progetti avete per il rilancio della ceramica castellana? Allora, la domanda, come dire, implica un momento di riflessione. Allora, e si unisce un po' a quello che dicevo anche prima. Uno dei passaggi che fino ad oggi non siamo riusciti a cogliere oggettivamente è quello di cercare l'unione tra i ceramisti. L'associazione voleva avere proprio questo obiettivo, perché stare insieme significa comunque produrre insieme idee, cercare anche attraverso il confronto di far crescere nuove idee, perché noi siamo eredi di una tradizione gloriosa che, come dicevi tu, è presente nei musei più importanti del mondo. Però oggi una risposta che noi a Castelli dobbiamo dare, ma così come tutta la ceramica italiana, l'artigianato artistico come si colloca nel XXI secolo?
È una domanda difficilissima a cui dare la risposta, e questa è una risposta a cui solo i ceramisti possono dare. Io faccio un altro tipo di professione, oltre al sindaco faccio proprio altro tipo di attività, quindi non sono io che posso dare questa risposta. Però dobbiamo fare in modo che questa arte, e l'idea di Cingoli non a caso va proprio in quella direzione, quindi sicuramente cercare nuovi linguaggi, nuovi decori e nuove forme. Mi scusi, poi con quel progetto voi partecipaste a qualche fiera, mi ricordo, quando l'avete presentato il progetto di Cingoli? Il progetto è stato presentato in provincia a Teramo. Sì, mi dispiace, non mi sono ricordata, altrimenti l'avrei voluta ritrovare. L'architetto, lui ha partecipato già ad un concorso importante, qui è stato, insomma, avuto un riconoscimento importante. Adesso sarà finanziato anche da risorse del sisma, specifiche per il rilancio. Quindi è fondamentale quel tipo di ragionamento, senza dubbio. Andiamo ad ascoltare un'altra intervista, credo sia l'ultima se non ricordo male, e poi leggiamo qualche altro messaggio. Lei è venditore ambulante, vende frutta soprattutto ed è di Isola del Gran Sasso, ma viene a Castelli da 30 anni. Che situazione c'è da un punto di vista anche del movimento economico? Come adesso commercialmente sta molto giù, perché prima c'era un negozietto qui di alimentari, bene o male c'era il comune, speriamo che torna, e bene o male girava parecchia gente, cioè chi doveva fare la spesa usciva e comprava pure la frutta. Invece adesso mancano i servizi essenziali. Sì, non gira nessuno perché la gente va a Isola, fa la spesa, non è che sta a pensare, dice risaliamo su che c'è la frutta, c'è il macello e c'è la farmacia. No, comprano tutto a Isola, quello è. Lei continua comunque a venire? Sì, sì. Prima alcune persone le abbiamo viste. Prima o poi si riprenderà, farà, ma mo questo ragazzo che è andato via adesso, che stava qui vicino, e lui riapre un negozio di alimentari qui dopo la curva. Comunque qualcosa si sta muovendo da un punto di vista del commercio? Sì. Commercialmente sta giù, però, cioè, 20 anni fa era un'altra cosa, 20 anni fa era un paesino del genere, tutta la gente che c'era, uno non ci credeva neanche, invece, però purtroppo non c'è lavoro, non c'è niente, è normale che vanno via, no? Tutti ricordano però i momenti gloriosi, che tra l'altro lei da bambino li ricorda anche, sì. Lei sindaco, comunque è una buona notizia che apre un negozio di generi alimentari sempre lì nella zona. Allora, noi diciamo in questo periodo siamo particolarmente colpiti, perché a distanza di poco tempo c'è stata la chiusura del distributore di carburante, sì. La chiusura della filiale della banca e la chiusura del mini market. È chiaro che, come dire, uno che vive il paese, vede tutti questi servizi venire a mancare, ovviamente si preoccupa, dice ma cosa sta accadendo? E è chiaro che chieda risposte all'amministrazione. L'amministrazione che fa? Noi per esempio abbiamo già messo in campo gli atti per acquistare il distributore. Noi lo andremo ad acquistare, sarà gestito. Ah, voi avete intenzione di riaprirlo? Dal comune, assolutamente sì. Un po' come ha fatto Cortino. Sì. Sì, per capirci, sì, un po' su quella scorta lì. Certo che il comune, non possiamo tornare ai tempi dell'URSS, insomma, non possiamo comprare la banca, comprare il mini market. Certo, ovviamente no. Dobbiamo auspicare che si crei anche, insomma, un movimento privato. E la notizia che diceva adesso il commerciante, sì, effettivamente è vera, perché c'è un ragazzo interessato a rilevare l'attività, poi ci sono stati alcuni problemi, però sta lavorando per aprire un altro mini market che è fondamentale. Beh, un altro nel senso, perché ce n'è qualcun altro aperto? Un nuovo mini market. C'è stata la chiusura di quello che era in esercizio, adesso non c'è nulla. Per le persone anziane sarebbe la svolta. Sì, è fondamentale, perché come dire, pur avendo il mini market di paese, ovviamente dei costi diversi rispetto a una grande distribuzione, sì, perché è ovvio che sia così, neanche paragonabile poi rispetto ai discount, che ovviamente sono un'altra cosa, però è anche la qualità, insomma, è diversa. Però anche ad un costo un po' superiore, avere il servizio lì per le signore, per la spesa di quello che è il quotidiano, è fondamentale, perché come diceva il commerciante, si crea quel circuito che è il mini market, l'ortofrutta e il macellaio. Quindi esatto, comunque, tu la spesa quotidiana l'hai fatta. Per fare esatto, la spesa quotidiana. Sì, cioè. Assolutamente sì. Andiamo a leggere un altro messaggio. Un attimo.
attimo di pazienza perché arriva. Sindaco, a che punto è la ricostruzione del campo, la ristrutturazione, scusate, del campo sportivo? Il campo sportivo è praticamente terminato. Noi abbiamo preso un finanziamento del CONI, Bando Sport e Periferie. Lo devo dire perché insomma le cose positive dobbiamo anche dire, certo. Abbiamo preso questo bando a fondo perduto, cioè altri campi sono stati realizzati prendendo mutui e quindi indebitando l'ente. Noi abbiamo preso un bando, un finanziamento a fondo perduto, 400.000 euro, altri 100.000 euro abbiamo messo di risorse che erano comunali, abbiamo realizzato un campo di nuova generazione in erba sintetica che a breve sarà inaugurato. Noi abbiamo due squadre, una di terza categoria. Noi abbiamo Rino che quando viene in montagna riporta tutto. Sì, noi, ogni cosa che citiamo, abbiamo le immagini, perché noi siamo lì. Ogni settimana un comune della montagna lo facciamo. Come vedete, insomma, siamo facendo un impianto importante per una realtà come Castelli che ci permetterà, oltre alle squadre che già adesso militano, magari ospitare i ritiri. Esattamente, volevo arrivare proprio lì. A parte Isola di San Gabriele, sempre ospitato squadre anche importanti. Sì, sì. In questo caso noi vorremmo arrivare proprio lì, perché tra l'altro non molto distante rispetto a quell'impianto c'è un villaggio MAP che oggi sono insomma vecchie allogge del 2009. Che oggi sono occupate da persone che ne hanno necessità. Quando quello domani si libereranno nelle case. Domani noi potremmo costruite. Dire al Teramo Calcio, vieni a Castelli, ci abbiamo l'impianto e ci abbiamo anche gli alloggi. Sì, perché quelle case poi una volta che si spera presto torneranno tutti nelle loro case. Sì, no, è fondamentale capire la destinazione futura, perché sennò un villaggio sportivo non sarebbe male. E dunque il campo sta a posto, finito, è quasi il terminato. Proprio l'esecuzione è ultimata, adesso sono i passaggi amministrativi, ci sarà il collaudo, per l'appunto il collaudo amministrativo, e l'omologazione, e poi ci si potrà è bellissimo, finalmente taglieremo questo nastro e ci teniamo tutti. È bello ed è anche grande, mi è sembrato di capire, insomma, sì, una bella struttura. Il nostro è stato sempre un impianto molto, molto importante per estensione, quello di Villa Rossi. Allora, ci possiamo concedere un ultimo messaggio, dopodiché salutiamo il sindaco che deve tornare a casa, anche perché insomma Teramo non è lontanissimo, però è sempre... Buonasera, dopo il successo del presepe monumentale a Piazza San Pietro, perché non organizzare un evento speciale a Castelli per il Natale dedicato proprio al nostro splendido presepe? L'anno scorso, ricordiamo, insomma, è stato un presepe che ha fatto parlare moltissimo tutta pubblicità, nel bene e nel male, che è un presepe molto particolare, personalmente... Lo trovo straordinario, bellissimo, qualcuno invece lo ha criticato da un punto di vista anche estetico, ma eccolo qui, è un capolavoro per me. Le immagini arrivano a supporto. Sì. Allora noi l'anno scorso abbiamo avuto questo grandissimo onore di essere in Piazza San Pietro. È un evento storico che rimarrà negli annali della nostra storia. Purtroppo, è capitato in piena pandemia, quindi non ci ha permesso di poter avere immediatamente quel ritorno che in condizioni normali ci sarebbe stato. Anche la domanda è sicuramente una domanda azzeccata. Il problema è questo, che noi adesso ci stiamo in qualche modo interrogando rispetto al Natale che sarà, perché come dicevamo i contagi continuano a salire. Tanto il Natale che sarà un Natale che ci consentirà di fare quello che vogliamo oppure no? Perché fare eventi significa non solo organizzare, perché magari all'occhio del cittadino uno pensa vabbè è organizzare, no, significa anche investire nelle risorse economiche, e se poi tu non hai il ritorno che ti aspetti, che non è un ritorno economico ma un ritorno di partecipazione e di presenza, si è sprecato tempo e denaro. Esattamente. Ancora c'è incertezza, vero? Denari pubblici, bisogna fare particolare attenzione. Lei comunque si sta prendendo un po' di tempo, ma qualcosa ci sarà a Natale a Castelli? Sì, stiamo definendo il programma. Ci saranno delle iniziative, soprattutto sempre Covid permettendo, ai più piccoli, soprattutto volte ai più piccoli, e iniziative culturali, delle mostre, una che andremo a inaugurare già domenica. Una mostra? Una mostra dedicata all'iconografia del Bambin Gesù sulla ceramica, quindi tutte quelle opere che riproducono. Il presepe però ricordiamo dove sta, perché chi lo volesse visitare lo può visitare comunque. Il presepe si trova nel liceo artistico, è visitabile, però anche lì va ricordato che si trova all'interno di un'istituzione scolastica che ha le sue procedure in tempi di Covid, quindi bisogna, non è che uno va
e può entrare. Vabbè, bisogna, sì, certo, bisogna chiamare, dire, insomma, siamo una comitiva e tranquillamente. Diciamo che se non ci fosse stato il Covid sulla scia del grande successo che ha avuto il presepe a sarebbe stata tutt'altra storia. Staremmo qui a parlare di un'altra storia di quel presepe e delle iniziative realizzate intorno al presepe. Sarebbe stato completamente diverso, perché anche senza il Covid sarebbe stato diverso, cioè anche ad esempio il Santo Padre non era presente quando noi abbiamo svelato l'opera, probabilmente in tempi diversi sarebbe stato presente, forse avremmo noi adesso una foto con il Papa con e con sua il presepe, santità, esatto, tra il presepe, che comunque solo quella insomma valeva per noi moltissimo. Allora Sindaco, come ci vogliamo salutare? Allora, innanzitutto ti ringrazio di questa bella chiacchierata e sarebbero ancora tante le cose da dire, sì, però facciamo un'altra trasmissione la faremo sicuramente, insomma, noi a Castelli ci torneremo sicuramente, anche perché insomma stiamo vedendo che diverse opere verranno inaugurate, per cui tra municipio e campo, che sono quelli che mi sembra di capire verranno inaugurati velocemente, sì. E ci auguriamo ovviamente anche che anche la gente che oggi è fuori dalle proprie abitazioni possa tornare, ma non solo a Castelli, ovunque, il prima possibile a casa, che il problema da Teramo in tutto il centro Italia è comune purtroppo a tutti. Grazie a Rinaldo Seca, sindaco di Castelli, grazie per essere stato qui, buona serata, grazie e buon lavoro. Voi. Grazie a Piero Ballassare in regia, grazie a voi per l'attenzione, come sempre e come sapete oramai questa trasmissione torna in diretta mercoledì prossimo sempre alla stessa ora. Buonanotte.